Ciao ragazzi, allora nuovo video. Oggi voglio farvi questo video un po' così chiacchiericcio perché voglio fare un video dedicato alla gravidanza, quindi non sarà un vlog, ma vi racconterò un po' il primo e l'inizio del secondo trimestre di gravidanza perché sono entrata nella 19ª settimana e per la precisione sono a 19 più 5. E ieri ho fatto la morfologica. E ho già scoperto il sesso, anche se voglio aspettare a dirlo qui su YouTube perché voglio poi aspettare la conferma della prossima ecografia perché mi hanno detto il sesso, ma io preferisco aspettare. Quindi capitemi, dovrete aspettare ancora un pochino, poi ovviamente vi dirò tutto qui su YouTube e comunicherò appunto il sesso del bambino o della bambina, perché ancora si è visto, ma non è al 100% sicuro. Quindi prima di dare un'informazione sbagliata voglio comunque aspettare. Comunque tutto procede benissimo, il bambino sta bene. Abbiamo fatto ieri appunto la morfologica dove comunque si vedono appunto dove si è visto tutto ed è tutto formato, funziona tutto benissimo, io sto benissimo e sono troppo contenta che questo bambino veramente sia arrivato in questo preciso momento della nostra vita. E anche voglio aprire una piccola parentesi perché ogni volta che mostro la mia felicità qua su YouTube, poi c'è sempre qualcuno frustrato che cerca di buttarmi giù, diciamo così, ma non ci riesce, dicendomi appunto che la mia felicità poi potrà essere interrotta da un qualsiasi momento, da un qualcosa di sconvolgente, di brutto, come mi è successo nell'ultimo video dove comunicavo appunto l'acquisto della casa nuova. Infatti, se mi vedete qua in questa postazione è perché è l'unico posto ordinato che ho alle mie spalle, perché ho la casa comunque, che come sapete ho iniziato trasloco e quindi tra scatoloni è vuota e quindi non mi sembrava uno sfondo adatto per fare il video. Quindi questo è stato l'unico posto dove ho potuto girare questo video. E dove appunto mi diceva che come tutte le cose belle vengono, poi arriveranno di botta quelle brutte. Io comunque vado avanti, ragazze, con la mia serenità, per la mia strada. So che la gelosia è una brutta bestia, quindi a me della gente frustrata non me ne frega niente, anzi, non seguite più i miei video se dovete fare comunque così. Però se li continuano a seguire è perché comunque sono interessati alla mia vita. Comunque ragazze, allora voglio un po' raccontarvi il primo trimestre e diciamo così l'inizio, anche se non so se fare questo video dedicato solo al primo trimestre e poi fare un altro video dedicato al secondo trimestre e poi al terzo trimestre, come se non mi sbaglio avevo fatto per Mattia. Comunque, non c'è molto da dire effettivamente perché tutto è andato benissimo, è sempre andato tutto bene e il bambino sta benissimo, non mi ha mai dato problemi anche a livello di salute, a livello di nausea e vomito così, anche se ho scoperto la motivazione del perché avevo la pressione alta e mal di testa. Il ferro che era basso e quello sto prendendo il ferro e adesso devo fare poi i controlli degli esami per vedere se è tutto a posto. Ho un piccolo problema che mi si è presentato da un mesetto, veramente questo problema ce l'ho ad agosto, ma nessuno si è accorto di questo problema. Me ne sono accorta io perché negli ultimi esami del sangue avevo questo valore sballato, avevo l'asterisco vicino appunto alla tiroide e per questo motivo ho chiesto appunto spiegazioni alla mia ginecologa e mi ha detto che effettivamente questo valore è alto, anche se poi ho scoperto che questo valore ce l'avevo alto già ad agosto. Quindi è venuto fuori che praticamente il mio mal di testa e la mia pressione alta erano dovuti appunto a questo valore della tiroide che era alto. Per questo motivo sono andata dall'endocrinologo e fortunatamente comunque ci sono le cure se prese in tempo per quanto riguarda la tiroide, ma se
secondo me, anche se ha il diabete, viene preso in anticipo e non si arriva alla fine a scoprirlo, comunque tutto può essere curato e gestito. Io ho iniziato una terapia per la tiroide perché mi portava comunque dei problemi, e infatti la mia gravidanza per questo motivo della tiroide è considerata una gravidanza a rischio. Il bambino sta bene perché ho fatto appunto ecografie, esami, il bambino sta benissimo, ma se non davo a lui l'ormone che gli serviva poteva poi peggiorare la situazione, e non voglio neanche dire cosa sarebbe potuto succedere, perché non ci voglio neanche pensare. Tanto ho preso comunque la situazione sotto mano subito, fortunatamente me ne sono accorta e mi hanno dato appunto la cura da fare. Sto prendendo una pastiglietta praticamente mezz'ora prima di fare colazione, e questo serve appunto per dare l'ormone della tiroide al bambino, e quindi anche questo l'abbiamo risolto, anche se devo fare sempre esami per tenere monitorato appunto la situazione e fare in modo che appunto questo valore non si alzi più di tanto. Allora, parliamo anche di chili, perché io sono praticamente entrata nel quinto mese, ho già fatto 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, sono alla terza settimana del quinto mese, se non mi sbaglio, perché 19 settimane, il quarto mese finisce alla sedicesima, quindi sì, sono alla terza settimana del quinto mese per entrare nel sesto, e praticamente ho messo su solo 2 kg, ragazze. È anche vero che io sono comunque seguita da una nutrizionista che mi ha dato appunto l'alimentazione, perché all'inizio si pensava che avessi anche il diabete, quindi avendolo avuto di Mattia il diabete gestazionale mi è stato detto prendiamolo in tempo, e quindi di portarmi avanti con alimentazione corretta e stile di vita sano. Per questo motivo ho continuato il mio percorso con la nutrizionista, perché per chi mi segue da mesi sa che comunque è da gennaio dell'anno scorso che ho iniziato a intraprendere questo percorso con la nutrizionista, dove avevo già perso dei chili, e non voglio trasmettere il messaggio in gravidanza bisogna stare a dieta, però è anche sbagliato magari pensare che in gravidanza bisogna mangiare di più per nutrire di più il bambino, o abbuffarsi perché magari abbiamo il bambino e quindi bisogna mangiare per due, perché è importantissimo invece mangiare sano per poter dare il corretto nutrimento al bambino. Non sto dicendo che io non sgarro mai o che non mi viene la voglia il giorno magari di mangiarmi il cioccolato piuttosto che una pizza, piuttosto che il gelato, piuttosto che non lo so, mi faccio una torta e me ne mangio due fette invece che una. Ci sono giorni comunque dove io ho molta più fame rispetto magari, per dire, oggi ho una fame normale, mentre magari ieri dopo un'ora dalla colazione io avevo già fame e ho mangiato. Quindi ascolto anche un pochino il mio corpo, cioè se il mio corpo mi dice hai fame, mangia, io mangio. Ovviamente non è che ogni volta che il mio corpo mi dice di mangiare io mi vado a aprire la dispensa delle merendine e mi mangio una brioche, ma magari se ho fame mi mangio, non lo so, una manciata di mandorle, uno sgranocchio, un finocchio, mangio un cracker, o comunque cerco di mangiare comunque cose sane nel limite del possibile. Poi ripeto, non sono perfetta, perché se devo andare a mangiare fuori vado, se mi devo mangiare un cioccolatino me lo mangio, però cerco di non mettere su anche tanti chili, anche perché una volta poi che ho partorito quei chili devo buttarli giù, perché comunque alla salute ci tengo. E dato che ho anche questa possibilità di sviluppare un diabete gestazionale, capite che non sono così incosciente da andare a rischiare anche a metterla in repentaglio comunque la mia vita e quella del bambino. Essendo già non magrissima, quindi potete capire che non ho tutta questa strada libera da poter dire ma sì, peso, non lo so, 55 kg, anche se metto su 20 kg, chi se ne frega. Anche perché è una questione proprio di
poi anche di tenerci, perché uno, io conosco, ho conosciuto le persone che in gravidanza hanno mangiato di ogni, hanno messo su magari 20-30 kg. Per me è anche esagerata questa cosa. Io mi ricordo di Mattia, avevo messo su 10 kg quando avevo partorito, e di Mattia ero molto più grossa. Quando invece avevo partorito ne avevo persi 11, quindi avevo perso addirittura un chilo in più, però il mio parto era stato un po' un parto difficile. Volevo, ragazzi, anche mostrarvi il pancione, perché ci tengo, visto che non ve l'ho ancora mostrato qua su YouTube, e è molto più grosso rispetto a quello che avevo di Mattia nel quinto mese. Però dicono che appunto per quanto riguarda la seconda gravidanza è molto più, si vede più in fretta rispetto alla prima, perché comunque il corpo è già pronto per, diciamo così, per ospitare un'altra gravidanza e per partorire, quindi dicono che anche il parto sarà più veloce, non lo so, incrocio le dita, speriamo, perché con Mattia era stato un disastro. Però vi voglio mostrare il pancione, adesso ve lo mostro. Ho anche preso questo ciondolino qua che me l'ha regalato Roberto al compleanno, il chiama Angeli, questo qui con i piedini così cromati, e poi adesso vi faccio vedere il pancione, così guardate la mia pancina di profilo, così, e bellissima, io adoro le pancione. Comunque, ragazzi, vi voglio anche dire che i movimenti li ho sentiti molto prima rispetto a Mattia. Anche questo dicono che nella seconda gravidanza succede, perché il corpo appunto è già pronto, e infatti io avevo iniziato a sentire movimenti di Mattia intorno alla fine del quinto mese, metà del sesto, adesso non mi ricordo di preciso, però invece in questa gravidanza ho iniziato a sentirle già da l'inizio del quinto mese, quindi fine quarto, inizio quinto mese, non benissimo, però sentivo già qualche movimento strano, mentre adesso che sono nella 19ª settimana, quando il bambino è sveglio, lo sento veramente bene. L'altra sera Roberto e Mattia, siccome sentivo che si muoveva parecchio, ho chiesto loro di mettere la mano sulla pancia, e quando l'hanno fatto il bambino ha scalciato e loro l'hanno sentito. Non è una cosa che succede ancora spesso, nel senso che comunque il bambino è ancora piccolino, però si sentono già i movimenti e loro sono riusciti a sentirlo, però dall'esterno ancora è molto più difficile sentirli, è molto raro. Invece io quando si muove lo sento, cioè anche di notte se si muove lo sento. Comunque non ho ancora, ragazzi, acquistato granché. Poi ho acquistato giusto qualche copertina ancora prima di sapere se era maschio appunto femmina, però ho acquistato tutto di colore neutro, e dopo, quando magari acquisterò qualcosa, vi farò proprio un video dedicato sugli acquisti. Se vi interessa, fatemelo sapere sotto nei commenti. E niente, quindi tutto sta procedendo comunque per il meglio. Io ovviamente vi aggiornerò nei vari video, nei vari vlog, vi porterò con me in questa esperienza, perché credo che è l'esperienza più bella che una donna possa fare nella vita e vivere. E niente, tantissime cose comunque, ragazze, non le acquisterò, perché ce le ho di Mattia, per esempio magari alcuni vestiti, se sarà maschio potrò utilizzare quelli, o anche se sarà femminuccia, comunque le tutine, quelle di color bianco, grigio o comunque verdino, si possono utilizzare, perché sono colori comunque che vanno bene sia per il maschietto sia per la femminuccia. E tante cose, come per esempio la sdraietta, il seggiolone, quando sarà che inizierà le pappe, ovviamente i biberon, così sì, li comprerò tutti nuovi, ovviamente, anche perché quelli di Mattia non so neanche più se ce li ho, perché una volta che comunque sono utilizzati da molto li avevo anche buttati. Però per esempio lo sterilizzatore, il cuscino per l'allattamento, quelle sono cose che comunque non sto a ricomprare, anche se sarà femmina e ho il cuscino dell'allattamento azzurro, non sto a ricomprare il cuscino dell'allattamento rosa perché è femmina. Magari le lenzuoline, ecco, queste cose qua, perché io ovviamente di Mattia, essendo maschietto, avevo preso tutto azzurro, grigino, bianco, e se sarà femminuccia il grigio va bene, ma l'azzurro non, preferisco magari comprare qualcosa di rosa. E
insomma, iniziare comunque a capire poi quando ci trasferiremo di casa, comincerò poi a prendere tutti i cartoni, a selezionare le cose, pian piano comunque farò tutto, anche perché sto affrontando già un trasloco e è tutto concatenato insieme, quindi una volta che poi dopo mi sposterò nell'altra casa ci sarà da fare il trasloco, ma ci sarà anche da preparare tutto per l'arrivo del bambino o della bambina, quindi su questo poi chiederò un aiuto perché da sola altrimenti non ce la posso fare. E niente, però abbiamo deciso di cambiare il trio, questo sì, perché quello di Mattia, ragazze, io non ve lo consiglio. Io avevo un trio della Cam, adesso non mi ricordo il modello, se trovo una foto ve la metto qui, ma non ne sono sicura manco se esiste ancora. Non tanto per la composizione della carrozzina, dell'ovetto e del passeggino, ma per quanto riguarda la struttura, perché la struttura è molto pesante da trasportare e essendo molto pesante ha anche delle ruote, aveva delle ruote piccole, invece voglio un trio con le ruote grandi, più leggero da poter comunque trasportare facilmente, anche perché sicuramente poi andrò a prendere una pedana che si integra al passeggino dove Mattia poi potrà salire, perché poi ovviamente col fratellino, la sorellina comunque subentra un po' di gelosia, un po' di comunque se vado in giro lui magari si stanca, invece sta in piedi sulla pedana, io lo porto e sta tranquillo anche lui. Quindi vorrei un trio un po' più leggero, un po' più pratico e soprattutto con le ruote grandi, perché al lago comunque sapete che noi andiamo ogni weekend e nascendo ad aprile sfrutterò tantissimo il passeggino, soprattutto lì perché noi andiamo ogni weekend e per questo motivo mi servono delle ruote grandi, perché quello che avevo prima l'ho praticamente distrutto, perché essendo pesante spostavamo il passeggino, ruote piccole, si è praticamente rovinato. E per questo motivo poi comunque sceglieremo un trio nuovo e basta ragazze, quindi io penso di concludere qua questo video. Vi ho fatto un piccolo aggiornamento sulla gravidanza, adesso non mi viene in mente nient'altro da dirvi se non che appunto sono strafelice e niente, poi se ho qualcosa da aggiungere magari aggiungerò nel vlog, perché come sapete non mi faccio mai una scaletta, parlo sempre a ruota libera, quindi quello che poi mi viene in mente ecco lo dico. Niente ragazze, quindi vi mando un bacione grandissimo, noi come sempre ci vediamo la prossima volta in un nuovo vlog e niente, quindi vi saluto, ciao ciao.